Allora, ringrazio davvero tutti e diciamo, senz'altro adesso stavamo facendo, cercando di ricostruire il numero di incontri fatti sul tema con i diversi soggetti. Il primo è stato proprio il 7 luglio del 2016, il giorno stesso in cui ci siamo insediati e diciamo, sono stati sicuramente più di 20 i numeri di incontro. Do il dato quantitativo e non quello qualitativo per dire che veramente è un ascolto continuo quello che noi abbiamo realizzato, è un ascolto che chiaramente non è finito e appunto come ricordato abbiamo convocato le realtà con le quali già siamo in relazione proprio perché vorremmo creare un tavolo permanente nel quale chiaramente ci saranno anche le rappresentanze dei genitori, dobbiamo però capire come, proprio per non creare discriminazioni. Quindi facciamo un primo incontro e il primo incontro è stato fissato il 1° giugno proprio per avere già dei dati su come è andata, perché da sempre ci siamo detti vediamo come va. Quindi volevo anche rassicurare che noi l'abbiamo sempre detto in tutti gli incontri che comunque siamo pronti a fare un atto eventualmente. E per questo abbiamo anticipato i tempi, cioè quando avremo i dati definitivi, una riflessione che è già in corso, insomma, rispetto, come vi dicevo, all'analisi delle domande per i dati ad oggi disponibili, eventualmente fare un atto successivo, proprio perché il nostro obiettivo è quello di cioè aumentare le opportunità. Quindi questa per noi è stata una modalità attraverso le quali abbiamo cercato di fare un ragionamento su come mantenere il sistema integrato pubblico-privato, perché ripeto, noi in questo momento non abbiamo fatto degli atti contro la chiusura, per la chiusura dei nidi a gestione appunto indiretta o quant'altro, abbiamo semplicemente introdotto la necessità, perché io sono un'amministrazione pubblica e c'era una necessità con dei dati di cui abbiamo già parlato in diversi incontri pubblici anche alla presenza della sindaca, che noi da una parte abbiamo delle liste d'attesa, come ben sapete, e dall'altra parte abbiamo dei posti disponibili. Allora, nelle more di un lavoro che viene fatto e che è in corso da parte dei dipartimenti di geolocalizzazione più puntuale, anche per venire incontro appunto a alcuni dei temi sollevati, noi abbiamo la necessità in questo momento di tornare a programmare su questo territorio, anche rispetto ai nidi, perché è vero che ci sono dei nidi vuoti negli anni, sono stati costruiti in zone dove non ci sono bambini e non ci sono nidi dove invece ci sono famiglie con bambini. Quindi noi in corso c'è un lavoro più di sistema per appunto la geolocalizzazione e quindi la programmazione. Quindi siamo, lo ribadisco, a favore del sistema integrato, quindi non abbiamo, cioè su questo veramente nulla questio, vorrei rassicurare. Abbiamo anche, siamo entrati nel dettaglio, come sapete, rispetto all'ascolto, siamo entrati nel dettaglio per cui oltre alle domande online, le famiglie possono e sono andate presso i municipi, abbiamo presso l'URPA anche e l'abbiamo tradotto in moduli e lo faremo in modo permanente in 4 lingue, proprio per entrare nel dettaglio e facilitare le famiglie. La flessione alla quale si faceva riferimento, io ho qui i dati, appunto abbiamo in questa analisi che stiamo facendo anche rispetto alla popolazione sotto i 3 anni dell'anagrafe, dati elaborati dall'Ufficio di Statistica, quindi sarebbe semplice rispondere con la flessione che c'è, come sapete, perché al 31 dicembre del 2015 erano 71.189 i bambini sotto i 3 anni. Anni, al 31 dicembre 2016 erano 69.662, quindi io dico questo, ma questo è l'inizio di una riflessione, è l'inizio, sarebbe semplice fermarsi qui, ma sono d'accordo che noi dobbiamo invece entrare nel merito come ampliamo le possibilità appunto per i bimbi di andare al nido proprio perché è un elemento fondamentale. Stiamo anche lavorando proprio diciamo su questo c'è un grande lavoro già realizzato negli uffici rispetto al sistema 06, questo è un aspetto importante, ci sarà un regolamento. E sulla questione della qualità, io ricordo che oltre appunto alla stabilizzazione già ricordata, noi quest'anno abbiamo fatto una formazione di 6.600 educatori e educatrici proprio per garantire la qualità, il tema della formazione è centrale e l'anno prossimo ci sarà la programmazione per la formazione triennale. Stiamo poi realizzando, veniva ricordato, dei controlli con la Polizia Municipale a livello di municipio, proprio perché anche il tema proprio dei controlli
controlli dei nidi privati, tanto per capirci, è un tema centrale in questo percorso, quindi sono una serie di azioni che quelle che noi stiamo realizzando. Quindi nel darvi, diciamo, appuntamento senz'altro nel momento in cui avremo i dati, e ripeto, noi l'avevamo fin dall'inizio previsto la possibilità di fare un atto successivo, abbiamo cercato di anticipare quanto più possibile i tempi dell'iscrizione proprio per dare alle famiglie la possibilità di decidere in tempo e avere noi la possibilità sulla base appunto dei dati di fare degli atti eventualmente successivi. Vi dico anche che stiamo lavorando, proprio perché concordo con l'importanza anche del lavoro, cioè del considerarci una comunità educativa, se posso sintetizzare così. Quindi noi, a parte questa formazione appunto degli educatori e delle educatrici, abbiamo iniziato una nuova attività che sono questi sabati in Campidoglio, in cui appunto famiglie, educatori, insomma, e anche bambini possono incontrarsi. Il prossimo sarà proprio dedicato a tutto il tema di nati per leggere, nati per la musica e nati per contare, proprio quindi sullo 03 e poi sullo 06, mentre sabato 27 maggio, data in cui ricorre la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, iniziamo un primo incontro sulle politiche di Roma Capitale per l'infanzia e l'adolescenza. Dico questo perché noi stiamo ragionando sulla modalità di creare dei luoghi di confronto permanente sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi avremo modo su questo veramente di confrontarci, anche perché dobbiamo lavorare molto seriamente e, come appunto veniva a ricordare, entrare molto nei dettagli. Dopodiché noi c'è l'ascolto, poi noi abbiamo una responsabilità e dobbiamo appunto assumerci assumere delle decisioni, prenderci la responsabilità della scelta. Noi in questo caso l'abbiamo fatto cercando appunto, per quanto possibile, veramente di modificare, come veniva ricordato, e ci sono stati diversi passaggi rispetto alla delibera. Abbiamo cercato di ascoltare il più possibile, ma l'ascolto è un percorso continuo, quindi continueremo a farlo. Grazie.